con Mario Fabris, candidato alle regionali qui in provincia di Padova. Siamo a Cittadella. Chiaramente io vorrei conoscere da lei, Mario Fabris, il motivo per cui lei ha deciso di candidarsi. Beh, uno dei motivi è che penso e spero di portare le mie conoscenze, tutta l'esperienza che ho fatto in tutti questi anni col mio lavoro, stando in mezzo alla gente, lavorando con la gente, fra la gente, ecco, spero di portare esperienza, entusiasmo, di dare un po' di fiducia alla gente che vedo molto sfiduciata in questo momento. C'è bisogno di fare ripartire l'economia. In questo momento purtroppo, e io non voglio fare polemiche, però abbiamo una classe politica che di economia capisce poco, purtroppo, vengono da estrazione dove fanno politica e non economia, vanno avanti a fare elemosine a spot, a fare marchette elettorali, ma così vengono dispersi i pochi soldi che abbiamo e l'economia non riparte. C'è bisogno di rimettere in piedi posti di lavoro, il lavoro dà dignità alle persone, non le elemosine. Almeno i veneti così la pensano e penso gran parte degli italiani la pensino così. Senta Mario Fabris, gli ultimi sondaggi del Sole 24 Ore danno Forza Italia in leggero recupero rispetto agli ultimi sondaggi, però sempre su una soglia intorno al 3-3,5%. Quindi Zaia sta facendo da padrone riguardo al consenso che sembra quasi bulgaro, usiamo questo termine. È chiaro che Forza Italia, essendo da sempre un partito moderato e dopo le vicissitudini che abbiamo visto tutti quanti con la magistratura, dove è stato praticamente bruciato il partito che all'epoca si chiamava PDL, abbiamo visto Berlusconi con 25 anni di persecuzione, 94 processi finiti in nulla, hanno solo fatto in modo di farlo fuori, perché purtroppo stanno mettendo in mano il mondo alle sinistre. Perché le sinistre sono quelli che praticamente schiavizzano i popoli e allora stanno mettendo in mano le multinazionali, volutamente stanno mettendo in mano il mondo alle sinistre e questo è un altro pericolo, perché l'italiano è un popolo di libertà, il popolo italiano è libero di testa, non è stato mai abituato a essere sotto le forche caudine, ma solo che purtroppo, ripeto, stanno mettendo in mano il mondo alle sinistre. Senta, il suo programma elettorale, i due punti più importanti su cui lui sta puntando? Come ripeto, l'economia, che è la forza trainante, oggi il mondo è comandato dall'economia, la politica è solo un teatro e basta, lo dice Platone 2000 anni fa e non voglio ripetermi, quella è una cosa, e poi la scuola, il pericolo che mettono le mascherine a bambini di 6 anni, rovinano la psiche di un bambino, perché se noi pensiamo, i nostri amici più cari sono quelli che abbiamo conosciuto alle elementari. Nel momento in cui mettessero la mascherina a un bambino di 6 anni, percepirà il suo amico non più come un amico con cui giocare, ma uno che lo potrebbe infettare, come un untore. Questo rovina la psiche del bambino. Io spero solo che tutti i genitori facciano dei sit-in davanti alle scuole e si mettono di traverso. Questo è veramente una cosa abominevole, mettere le mascherine ai bambini. Abbiamo visto, fra le altre cose, che praticamente il bambino non si infetta, è praticamente pari a zero. Queste sono solo delle forzature fatte da qualcuno che non capisce o che fa finta di non capire. Senta, siamo in chiusura, convinca il suo elettore, l'elettore di Cittadella, dalla provincia di Padova e anche di Padovano a votare lei. Beh, penso che io non debba convincere nessuno, ognuno sa le scelte che deve fare. Io ho sempre cercato di camminare dritto per la mia strada e spero che la gente mi creda, quelli che mi conoscono sanno chi sono, ecco, spero in questo, poi fare le raccomandazioni mi sembra sia un po' superfluo. Bene, grazie, ringraziamo Mario Fabris. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Per Forza Italia, candidato alle regionali della provincia di Padova.